Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito BeatBark. Andiamo a sperimentare con questi fantastici bezel presi appunto dal sito di BeatBark. Adesso vi mostro anche i codici. Per quanto riguarda il cuoricino è questo qui il codice, poi vi lascerò anche il link in descrizione. Per quanto riguarda il rombo è questo, che è effetto tipo un po' martellato. E poi c'è questo graziosissimo cuoricino già decorato con queste micro perle da 3 mm, davvero molto carino, e questo è il codice. Adesso andiamo a realizzare un paio di orecchini e due pendenti, un po' stile romantico con la resina UV, infatti andrò ad utilizzare questo qui che è della Phil Crystal UV della Reschimica. Questa qui l'ho acquistata da Doitu e se volete potete utilizzare il mio codice sconto Giulia35 per avere il 35% di sconto su tutto il sito di Doitu senza minimo di spesa e prendere anche la resina questa qui che è ottima. Poi ovviamente andrò ad utilizzare lo scotch, questo qui proprio adatto per i bezel, forbici e poi ovviamente fiori secchi. Io vado ad utilizzare questi qui presi sia da Amazon sia di AliExpress. Per quanto riguarda BeatBark vi lascio il codice sconto che è questo qui, GD3OFF02, per avere il 3% di sconto senza minimo di spesa. Tutti i link ve li lascio anche in descrizione insieme al codice sconto. Iniziamo il tutorial. Ah, ovviamente per realizzare gli orecchini ho preso anche questi fantastici perni in acciaio chirurgico sempre dal sito di BeatBark. Questo è il codice. Vi metterò anche questo in descrizione perché pensavo di realizzare con questo elemento qui, sempre lavorato in resina UV e i fiorellini, di realizzare appunto un paio di orecchini, invece questi qui realizzare dei ciondoli. Rieccomi, semplicemente prendo un po' di scotch e il bezel, lo faccio aderire per bene tutti i bordi e poi semplicemente taglio. Ok. A questo punto prendo la resina questa qui UV, ne metto un po' all'interno di una coppetta in silicone e poi vado a decidere i fiorellini secchi da inglobare all'interno della resina. Rieccomi, ho già effettuato un tentativo ma sinceramente non mi piaceva affatto il risultato e quindi partiamo da qui. Ho inserito in pratica un po' di resina UV come base e poi adesso sto aggiungendo un po' di foglia oro in questo modo, giusto un pizzico di foglia oro qui in alto, e adesso vado a mettere qualche petalo, metto questo qui lilla. Vado a prelevare un po' di questi fiorellini arancio, prendo questi qui un po' più schiacciati e li vado ad inserire all'interno. Ok, e adesso in lampada. Rieccomi, questo è uno strato con appunto i fiori secchi. Con questi qui andrò a realizzarci ovviamente degli orecchini, con questi due, ho cercato di farli un po' simili. E poi ho creato quest'altro pendente con un fiorellino bianco, una fogliolina glicine e di nuovo questa sorta di ciuffetto arancio e un po' di foglia oro. Quello bianco non si nota tantissimo e quello glicine devo vedere, devo vedere una volta staccato lo scotch che effetto fa. Adesso andiamo a fare un'altra colata di resina in modo da creare una leggera bombatura, e sempre con questo pennino in silicone vado a stendere per bene la resina. E ovviamente questo passaggio vado a farlo anche sul retro, una volta ovviamente che si è catalizzato questa parte davanti. Quindi infilo questo in lampada
mi assicuro che non ci siano bollicine e poi catalizzo in lampada. Adesso semplicemente con un fazzolettino di carta e dell'alcol denaturato vado a sgrassarli. Poi ovviamente se si opacizzano un pochino possiamo sempre utilizzare il lucido. Il lucido che utilizzo è sempre quello della Resin Pro, vi metterò il link anche di quello. Ovviamente dopo andrò a applicare il lucido perché l'ho dimenticato a casa e quindi adesso vado ad inserire la monachella, questa qui in acciaio chirurgico, e poi non resta ovviamente che fare una passata di lucido e rieccomi, questi sono i pendenti e questi gli orecchini. Cosa ne pensate? Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!